Sognare si può, Buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti quanti, eccoci Buongiorno. qua con il nostro ragionier Giuseppe Imperato. Buongiorno a tutti. Facciamo il punto e cerchiamo di capire che cosa ci accade intorno. Purtroppo, ahimè, difficilmente sono buone Sì, notizie, quello sì, sempre però quantomeno diciamo negative, cerchiamo. non diciamo negative, ma comunque determinate purtroppo dalla situazione contingente che è brutta un po' per tutti, voglio dire, che è poi a sua volta determinata dagli eventi quindi che ormai accadono in tutto il mondo e che coinvolgono tutte le nazioni, quindi in primo luogo le guerre, le due guerre che certamente stanno, diciamo, negativamente influenzando tutti i paesi e quindi di rimando tutti hanno un po' grosse difficoltà nella gestione sia della funzione di Stato che anche nella vita quotidiana, anche perché poi inevitabilmente il tutto si riverbera su ogni cittadino, su ogni singolo, diciamo, cittadino di ogni stato, Ahimè, come sì, infatti. po', diciamo, è un dato, diciamo, oggettivo di cui oggi non possiamo prescindere. Purtroppo no, infatti questa cosa ci, come dire, ci Per noi ci condiziona, preoccupa no? molto e quindi ci condiziona grandemente, anche perché, ripeto, non ci sono, a livello, diciamo, non ci sono prospettive, ecco, non vi sono grosse prospettive almeno diciamo, voglio dire, di un raddrizzamento delle situazioni, di un'inversione di tendenza, ecco, almeno per quanto riguarda comunque i due conflitti che determinano, basti pensare solo che, ad esempio, una delle conseguenze del conflitto del Medio Oriente è il fatto che il canale di Suez è chiuso e che quindi praticamente le navi mercantili che trasportano le merci dall'Estremo Oriente in Occidente devono fare il periplo dell'Africa, quindi se prima Sì. Certo, impiegavano un mese, adesso ne impiegano tre, due, tre. anche questo condiziona E questo cosa chiaramente. comporta? Questo comporta un aggravarsi di costi a carico di quelle aziende che, se capisce, importano e commercializzano poi in Occidente, dall'Oriente o comunque da altri paesi. E quindi a cascata su tutti i settori dell'economia che ne sono coinvolti, commerciali dell'economia che ne sono coinvolti. Un saluto al nostro Ugo Fortunato, grazie Saluti per Ugo. essere con noi. Un saluto a tutti tutti i nostri ascoltatori, tutti coloro che ci sostengono e condividono le nostre dirette. Quindi un saluto ad Andrea Fiore e al suo gruppo, Saluti a l'Angolo del tutti. Confronto, Gente per Bene, tutti quanti Torino VIP, grazie di cuore per sostenerci. E Certo. quindi dicevamo che anche questo è un problema, È un ma problema. ci accennavi. Nell'otto sì, adesso diciamo l'agone politico o comunque l'attenzione è tutta, diciamo, su questa, sulla, diciamo così, sulla, chiamiamola revoca del sistema Superbonus, perché tutti i lavori che sono stati intrapresi a partire dal gennaio 24, in un primo momento lo sconto in fattura era previsto al 70%, anziché al 110% come fino al 31-12-23. Successivamente, col decreto del 30 marzo, praticamente è stata, diciamo, abolito, è stata abolito la possibilità di evidenziare lo sconto in fattura, per cui che succede? Che la norma è valida, ma le spese praticamente le deve sostenere poi il privato cittadino o la società o l'impresa che sostiene questi lavori e quindi poi a sua volta se li deduce. Fino al prima del decreto, in 3 anni, perché era 24, 25, 26, 27, in 4 anni, parlano di portarla a 10 anni. Quindi Ecco, e quindi anche qui non c'è anche qui mai c'è un certezza fermo. No, nel. allora, come abbiamo più volte detto, il provvedimento era un po', diciamo, scritto male perché. Voglio dire, finanziariamente non poteva reggere,
diciamo, l'impatto di una concessione così, diciamo, elevata di sconto e di, ma anche di riconoscimento di crediti d'imposta che sommati danno comunque una cifra abbastanza importante per le casse dello Stato, perché abbiamo spiegato l'altra volta che consideriamo il fatto che coloro che acquistano questi crediti d'imposta certamente li pagano di meno e li utilizzano per intero per pagarsi, soprattutto le grosse aziende, medie e grosse aziende, per pagarsi i loro debiti sia fiscali che contributivi, il che porta comunque minori risorse, perché la compensazione vuol dire che io compenso, quindi non pago, annullo una mia partita debitoria con una creditoria che ho acquistato da un'altra impresa o da un cittadino, a volte anche dai privati. Certo. E l'ho acquistata, cioè io, impresa che ne beneficio, ho un, diciamo, un beneficio, diciamo, evidente, perché in genere la si acquista tra il 70 e l'80%, quindi se io acquisto 100 ne spendo, oggi come oggi ne spendo 70, quindi ho un 30% di beneficio, diciamo, finanziario, ecco, perché io deduco 100, quindi mi scarico 100 ma ne ho pagati solo 70. Certo. Come se io avessi uno sconto sulle imposte e i contributi che vado a pagare del 30%. Però questo si capisce a vantaggio dell'erario non va e delle casse dell'erario non va, perché l'erario in questo caso incassa zero per ogni singola transazione che le società, coloro che hanno acquisito i crediti fiscali, fanno in ordine alla compensazione dei loro debiti sia tributari che contributivi. Sì, quindi questo quindi è sicuramente... Questo crea, certo, crea un importante... diciamo dislivello tra le entrate e le uscite, ecco, voglio dire, e quindi quello crea delle falle, ecco, nel bilancio statale, che poi loro effettivamente non è che possono raccontarci, anche per non allarmare la popolazione, ma comunque più o meno le stime, poi miliardo più, miliardo meno, diciamo, sono state fatte, quindi siamo intorno forse tra benefici apportati, secondo loro, io dico di meno, tra benefici che ha portato la norma e, diciamo, impegni da parte dello Stato per sopportare questi crediti, in ordine ai 100-120 miliardi, quindi a sfavore dello Stato, a sfavore delle casse dell'erario. Però io dico che secondo me sono di meno, perché basti pensare che solo nel 21 il PIL aveva forse un numero a due cifre, ecco, per via del fatto che subito dopo il Covid vi era stato questo exploit sia del settore edile ma di tutto l'indotto. Certo, diciamo che aveva dato una grossa spinta, sì, sì, ad una situazione, diciamo così, che statica. Effettivamente la statica che languiva è ferma per tutto il 20. Quindi questo consideriamo nella giusta considerazione. Di quello non è stata fatta, ci sono delle cifre, però logicamente da parte del governo tendono a sminuirlo, perché è il loro interesse caldeggiare, diciamo, questa inversione di tendenza, che però oggi come oggi danneggia, abbiamo già detto, sia le imprese che i privati. Perché sì, le imprese, e io sono dalla parte, cioè non dalla parte delle imprese, perché sono dalla parte delle imprese, perché ho dei clienti che hanno queste problematiche, posso vedere che queste imprese oggi come oggi sono praticamente ferme. Certo. Ferme, quindi, e come avevo detto l'altra volta, praticamente cosa fanno? Con questi crediti pagano i loro debiti, cioè li girano ad altri loro fornitori o altri creditori per far sì che almeno si tolgano, visto che non entra liquidità, si tolgano una parte dei crediti. Perché loro cosa fanno? Girano al posto dei soldi, danno questi crediti ai loro fornitori o ai loro creditori e costoro o a loro volta li ricedono oppure li utilizzano in compensazione dei loro debiti contributivi e tributari. Certo. Di cui abbiamo detto prima. Quindi, sì, quindi si crea questa situazione
un po' di squilibrio finanziario anche nelle imprese, e quindi questo cosa comporta? Comporta quindi un abbandono. Poi c'è stato anche un altro elemento, diciamo anche quello negativo per il mercato, perché nel periodo dell'exploit del 21 praticamente tutte le, sia la filiera che il settore edile era in forte espansione e dava dei risultati, diciamo, molto brillanti. Nel settore delle forniture di materiali edili si era avuto addirittura un aumento, perché la domanda non reggeva l'offerta, e quindi loro hanno dovuto acquistare i materiali a un prezzo un po' più alto, essendo l'Italia un paese di non solo di trasformatori, non di produttori di materie prime. Certo, sì. Consideriamo che noi in Italia tutte le materie prime, quasi tutte, il 99% delle materie prime, le importiamo, le incassiamo, le prendiamo dall'estero. Sì, salvo poi appunto lavorarle. In questo caso noi abbiamo, non lo so, i cappotti termici piuttosto che i pannelli per il fotovoltaico che si compravano dalla Cina, piuttosto che, quindi noi non abbiamo termici e quindi siamo dei trasformatori, degli importatori. Mentre invece adesso improvvisamente è decaduto a picco il mercato, quindi ciò cosa ha comportato anche per i fornitori del settore edile, ha comportato un ridimensionamento, perché avendo fatto, capisci, cioè, che uno che ha fatto le scorte due anni fa, un anno e mezzo fa, per poter soddisfare le richieste, oggi si trova, se non le ha esaurite prima, in genere le hanno, quelli un po' più oculati e avvedute le hanno di sicuro esaurite, perché comprano sul venduto, per carità. Certo. Però metti che ci sia stato qualche caso, ci auguriamo sporadico, di aziende che hanno fatto il pieno col magazzino di materiali e poi adesso il prezzo, quindi acquistato, che ne so, acquistato a 100, adesso te lo trovi a 50. Questa sì, è la proporzione, anzi, forse anche al di sotto della metà. Sì, perché il mercato, questo perché? La conseguenza è che il mercato si è fermato tutto. Cioè questo settore, che comunque ha prodotto un ottimo risultato di PIL nel 21 e per una parte del 22, si è completamente congelato, si è completamente fermato. Esatto, tra l'altro l'abbiamo già accennato, ma lo ribadiamo, la problematica coinvolge non solo gli operatori, gli imprenditori, insomma, poi coinvolge i privati. Coinvolge anche il privato. Perché i privati adesso si trovano, quindi anche per i lavori di completamento, attenzione. In questo senso. Perché per i lavori di completamento che non sono stati asseverati, vuol dire che non sono stati certificati entro una determinata data che la legge aveva fissato al 4 di aprile di quest'anno, e che quindi riguardava la maggioranza tutte le opere concluse entro, comunque concluse o certificate entro, ripeto, la fine di marzo di quest'anno. Quindi e molti sono anche di completamento, perché ti spiego, per questo discorso, perché il credito sia valido, deve essere conformato, certificato da un tecnico, che è l'ingegnere, il direttore del cantiere, un architetto, un geometra, e da un professionista, revisore contabile, che a sua volta, con la pratica spedita all'ENEA, che è l'ente per l'energia e il risparmio energetico, che ha sede in Roma, deve a sua volta, diciamo, il revisore contabile deve spedirla all'Agenzia delle Entrate, perché poi la stessa lo carichi sul cassetto fiscale di ogni cedente, ecco, certo. Voglio dire. E quindi dicevamo, questo ha comportato, quindi comporta che anche il privato a questo punto, che deve completare, è l'impresa, il privato, che a sua volta il privato deve certamente adesso mettere mano al portafogli. In questo senso intendo, no? Soprattutto i condomini, i privati, che condomini, si sono trovati. I privati, i condomini e i privati, quindi i condomini sì, pro quota, il privato tutto, è il privato, esatto, di tasca propria. No, dico questo perché magari a volte non ci rendiamo conto. No, però infatti si pone il problema per i lavori di finizione, perché sì, per i lavori di finizione il 24 intanto era stato, lo sconto era stato, diciamo, calato al 70%. Poi adesso, con l'approvazione definitiva di questo decreto, che dovrebbe avvenire entro fine del mese, addirittura si prevede l'abolizione dello sconto. Quindi cosa succede? Succede che i lavori di finitura o di completamento
lì per me li devono poi pagare i singoli utenti, quindi o il proprietario privato per la villetta singola, esatto, o comunque i proprietari, o il condominio in base ai millesimi, diciamo così, posseduti. E questo chiaramente cambia anche un attimo le stime quindi che si erano di nuovo, fatti, insomma, ecco, gli utenti. No, ma, no, perché... ma incide fortemente. Sbattiamoci anche le imprese, per carità, e anche quello è un dato, diciamo, oggettivo abbastanza negativo. Ma mettiamoci poi soprattutto anche dalla parte del privato cittadino, del condominio, questo, che praticamente esatto, hanno fatto... Perché, per questo ci tenevo ce lo spiegassi, quello, proprio perché alle volte non ci rendiamo conto, ma questa cosa in realtà cade un po' a pioggia su tutti quanti, perché i condomini, faccio un esempio, il proprietario di una villetta, ma anche i condomini, appunto i proprietari in un condominio che magari avevano un progetto di spesa, certo, di un certo, certo, tipo, a un certo punto trovano tutto completamente variato. Voglio solo sperare, si spera che in fase di approvazione di questo decreto legge si possa cambiare almeno a favore di coloro che avevano fatto tutti gli adempimenti entro il 4 di aprile di quest'anno, ossia avevano autenticato, certificato, inviato all'Agenzia delle Entrate e all'Enea tutta la documentazione valida e utile per, diciamo, il riconoscimento del credito. E così, ancorché i lavori fossero, perché poi questo sistema ha funzionato sempre così, perché si potesse generare un credito, o finivi il lavoro, lo cominciavi e lo finivi, oppure gradualmente e per stadi avanzamenti, perché le imprese, capisci, anche loro avevano dei costi da sostenere e non incassavano nulla. Quindi certo, loro gradualmente a stadi avanzamento lavoro producevano le fatture, le quali venivano poi asseverate e confermate sia all'Enea che all'Agenzia delle Entrate, generavano il credito, col quale credito l'azienda, il cui credito l'azienda poi se lo faceva, diciamo, pagare dalle banche, dalle finanziarie, piuttosto che da altri clienti, e con quella liquidità si riusciva a girare per quanto riguarda delle imprese. Idem il privato, che comunque non pagava nulla e comunque beneficiava di questo sistema. Adesso purtroppo con questa novità anche noi vogliamo poi vedere alla fine quale sarà poi il testo definitivo di questo decreto, anche se io ho poche speranze, perché da una parte e dall'altra parte incombe il fatto che c'è una grossa default, diciamo così, finanziario nelle casse dell'erario, ecco, per la gestione di questo credito. Però è pur vero che dall'altra parte si creano n situazioni molto critiche, molto problematiche, sia per le imprese sia per i privati. Esatto, e questo purtroppo lo andremo a capire nel adesso momento in cui... Adesso alla fine del mese dovrebbe essere approvato. Esatto, avremo il testo definitivo, perché sì, poi certo, effettivamente comunque è possibile ancora che ci possano essere, sì, certo, delle variazioni. Si quelle spera, quantomeno si che spera, tu si auspichi. Spera, si spera che almeno salvino il vecchio, io dico il vecchio, ecco, voglio dire, perché ci troviamo nella situazione, parecchi si trovano ancora nella situazione di dover proprio completare proprio l'ultimo tocco, l'ultima modifica, l'ultimo SAL, ecco, l'ultimo stato avanzamento lavori, che purtroppo per mancanza vuoi di liquidità, vuoi di materiali, vuoi di qualsiasi altra ragione, viene fatto nel 24, ancorché fosse un lavoro, diciamo, che rientra nella vecchia normativa certo, anche perché molto abbiamo sentito parlare in questi giorni anche di retroattività, il che sarebbe una specie di una catastrofe, perché poi dopo alla fine effettivamente le aziende poi si troveranno proprio a mal partite, daranno il giro. Una domanda. Ciao Cosetta, grazie, e ciao Nino, grazie per essere con noi. Anche questo appunto ne abbiamo sentita nominare più volte, ti avrei proprio chiesto, cioè, nel senso che se dovesse
cambiare addirittura il passato. Per principio giuridico la norma non ha effetto retroattivo, però sai qua oramai non mi meraviglierei che si faccia anche qualcosa del genere per esigenze di Stato, per esigenze di cassa, per tutto ciò che vuoi, però ripeto, penalizza grandemente tutti. Beh, ma penalizza, ma mettendoli un po' veramente in situazioni in proprio molto 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 difficili e a volte insormontabili, insuperabili, quasi diciamo disperate. Questa è la situazione. Questa è la situazione al momento. Siamo chiaramente noi la vediamo da vicino e ripeto, tutti guardano un po' con un po' di apprensione. Io ripeto, sono dalla parte, non perché noi non abbiamo quelli cioè che hanno usufruito, io sono da, perché ho tra la mia clientela di 2 o 3 clienti che hanno fatto come general contractor o come imprese dirette questa attività, ecco, nel corso del 21. Quindi conosci bene questo tipo conosco di realtà. Conosco purtroppo le problematiche e i guai in cui adesso si sono cacciati queste aziende per poter aderire, cercare di, anche perché voglio dire i prezzi all'inizio praticamente essendosi diciamo aperto il mercato era anche remunerativo, ecco, perché considera che col credito è pur vero si aumentava anche un po' il budget, però adesso purtroppo è tutto ridotto, quindi, e oltretutto si sta col cerino in mano perché gran parte le aziende sono piene di crediti che non riescono a monetizzare. Cioè carta che non riesce a monetizzare, però. E questo è sicuramente un problema. Un problema per l'azienda, un problema di mancanza di default, di mancanza di liquidità. Esatto, assolutamente. Senti, ma allora buone notizie non ne abbiamo? No, non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Preparatevi solo per quanto riguarda la dichiarazione, l'altra volta abbiamo parlato di 7.30, il solito come l'anno scorso, diciamo non ci sono grosse novità rispetto alla dichiarazione passata, come avevo spiegato l'altra volta per coloro che fossero a debito, di ponderare tranquillamente se era il caso o meno di pagare gli acconti, perché si rischia di restare anche senza soldi sullo stipendio nel momento in cui qualche posizione dovesse essere a debito anziché a credito. Ecco. Sì, esatto, l'avevamo sviluppata bene nella puntata scorsa, okay. Piuttosto, visto che... Sì, fate delle domande, esatto, o anche domande specifiche sulla compilazione del 7.30. Se ci sono delle specificità... Fateci delle domande perché è più facile per il ragioniere dare delle risposte che e poi siano servono a tutti, esatto, così. Magari un pochino più specifiche sui vari argomenti. Sulle varie situazioni che ognuno si trova magari ad affrontare, chiaro. Però coinvolge sicuramente tante altre persone, chiaro. Perché ogni problematica non è singola, sicuramente si ripercuote su tante persone. Io come sempre ti ringrazio per le informazioni e per gli aggiornamenti da questo punto di vista. Auspichiamo sempre qualche buona nuova che però ahimè non riusciamo quasi non mai riusciamo. Insomma, a portare in questo diciamo in questo bailam, in questo marasma non ci ha dato manco una mano il tempo, perché siamo anche stati, almeno noi qui al nord siamo stati abbastanza innaffiati dalla pioggia anche battente, quindi che ha creato un po' di disagi. Esatto, ci sono state anche già delle preoccupazioni. Anche in Piemonte forse. Sì, anche per l'agricoltura, insomma, perché alcune particolari culture hanno patito di tutta quest'acqua e... Insomma, già paventano delle ulteriori problematiche che affronteremo strada facendo. A dispetto di chi alcuni dicono che non è colpa dell'aumento del clima, che sono cicli periodici, io non credo. Io non sono un climatologo, però ritengo che
certamente il, che noi abbiamo cambiamento fatto climatico, la nostra parte per sì, il ma cambiamento. Il cambiamento, noi abbiamo fatto la nostra parte, esatto. Abbiamo le nostre responsabilità, perché questo è il classico tipo, tipo di clima monsonico tropicale, ecco. No, esatto, stanno cambiando completamente le cose, e sicuramente esatto, noi almeno qui al nord, poi in altre parti d'Italia, ma penso che ma sia sì, stato più o meno sicuramente ci sono state grandi variazioni, sì, anche sì, solo tutta la neve che sì, al che sud è stata vista, sì, esatto. che neanche sapeva esatto, come fosse, gennaio, no? Certo. E quindi certo. Direi che delle grosse variazioni proprio a occhio nudo si possono certo, vedere certo, senza essere certo. esperti. Grazie infinite, grazie a tutti, a buona tutti domenica voi. E ci vediamo venerdì prossimo. A venerdì prossimo, grazie, alla prossima.